Ciao a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi sarà un video che non faccio veramente da secoli. Saranno, penso, almeno 3 anni che non faccio questo video, forse 2. Tra l'altro non so perché oggi ho problemi con il focus della fotocamera. Comunque, dicevo appunto che non faccio questo video da un'eternità e sarà il video dei preferiti della mia estate. Questo video è un video in collaborazione con un gruppo Facebook che si chiama The Colors of YouTube. Parteciperanno tante ragazze, quindi vi lascerò i link ai loro video sotto nell'info box. Allora, partiamo dal presupposto che non faccio questo video da un'eternità, saranno, ve l'ho detto, almeno 3 anni che non faccio questo video. Infatti ho tantissime cose da farvi vedere e tra l'altro fatemi sapere se per caso vi interessasse questo video, magari mensilmente, quindi con i miei preferiti del mese, perché avevo iniziato a farlo, poi però non riuscivo a capire se vi piaceva e vi poteva interessare, quindi fatemelo sapere sotto nei commenti, così nel caso cercherò di applicarmi e farlo tutti i mesi. Comunque, allora, ho tantissime cose da farvi vedere, quindi comincio subito perché sennò questo video durerà 40 minuti. Allora, parto dai prodotti skincare. Allora, sapete che in questo periodo non sto usando praticamente make-up, quindi io in questo momento ho soltanto le sopracciglia fatte, mascara, eyeliner e basta, non ho nient'altro. Quindi diciamo che, ve l'ho detto, vi lascio magari il video qua da qualche parte, non acquisto più make-up, quindi make-up è una di quelle cose che non vedrete più su questo canale. Allora, però ho delle cose invece sulla skincare, quindi skincare ho questi due prodotti che sono praticamente due creme viso. Vediamo se riusciamo a metterle a fuoco. Niente, non ce la fa. Oggi proprio il focus deve essere stata qualche impostazione, devo modificarla. Comunque, allora, queste sono due creme di questo marchio che si chiama sì, mi sembra sia questo il nome, Du Monde à la Provence, e sono delle creme che ho acquistato in Francia, quindi quando ero in Corsica, e sono al latte d'asina. Questi prodotti vi giuro che sono fantastici, perché allora, questa è la crema viso, questa è la crema notte, e questa qua, nonostante qui ci sia un'umidità pazzesca, quindi qualsiasi cosa vi mettiate addosso sudate tantissimo, questa qui è talmente, diciamo, impalpabile quasi sulla pelle, che veramente è fantastica, quindi riesco ad utilizzarla tutta le mattine. Questa qui invece è un pochino più densa, un pochino più spessa, diciamo, quando la si mette. Infatti è la crema notturna. Io utilizzo questa la mattina e questa la sera, tutti i giorni, e vi dico che utilizzo anche un contorno occhi, però maggior parte delle volte utilizzo semplicemente questa e non ho alcun tipo di problema. Poi, altra cosa che non è proprio beauty, ma è una cosa che mi ha salvato la vita qua, perché in realtà, allora, vi spiego, qui non è che faccia più caldo dell'Italia. Qui abbiamo magari 36, 37, 38 gradi, i giorni in cui fa caldo, caldo, magari ne abbiamo 40, 42. Però il problema grosso non è la temperatura, i problemi sono due grossi, l'umidità e la seconda il sole, che batte in un modo completamente diverso rispetto all'Italia. Quindi il caldo che c'è qui è una cosa completamente diversa rispetto all'Italia. L'ha potuto constatare anche mio marito, che è venuto qua, è stato qua 3 settimane e non ce la faceva, cioè lui poi patisce il caldo, quindi era una cosa, ha detto basta, no, non ne posso più. E comunque una cosa che mi ha salvato la vita è stato questo deodorante, che è il deodorante della Eucerin. Questo qua è quello per, vediamo se riesce a mettere a fuoco. Oggi niente, non ce la fa da fuoco. Comunque quello della Eucerin per pelli sensibili, e mi piace molto proprio perché veramente con questo non avete odore, non avete neanche un filo di odore. Questo deodorante è il deodorante che mi ha salvato la vita, perché io soprattutto in periodo adolescenziale avevo un odore un po' forte. Adesso, crescendo, chiaramente sono cambiata, quindi non ce l'ho più, però all'epoca mi ha salvato completamente la vita. Quindi questo qua lo trovate a, mi sembra costi 8 euro, io ho fatto la scorta, ne ho tipo 4-5 qua. Lo trovate in Italia alla Coop oppure in farmacia, e veramente vi cambia l'esistenza. Poi, altra cosa, diciamo beauty, è il mio shampoo preferito, che, di cui vi ho già parlato, ed è questo qui della Madara, che è questo marchio della Lituania, e che veramente mi ha cambiato anche questo l'esistenza. Da quando lo utilizzo ormai da parecchi anni, ho fatto un ordine sul sito di Madara un po' di tempo fa da tipo 100 euro, così ho fatto la scorta e ne ho tipo 4 barattoli qua, per, no, 4 più anche i conditioner, quindi i balsami, e comunque ho fatto un ordine da 100 euro.
100 euro per poterne avere un po'. Costano un po' cari perché costano, mi sembra, 15 euro a bottiglietta, però insomma ne vale la pena, e ve l'ho già descritti anche sulle stories su Instagram, e infatti mi avete detto tutti che si nota tantissimo la differenza quando ho appena lavato i capelli con questo shampoo rispetto agli altri shampoo. Poi passiamo invece a profumi, perché questa volta voglio passare a parlarvi dei profumi. Allora, il mio profumo preferito, che lo potete constatare perché è terminato, è questo qui, che è di Sia Poesia, che è quel negozio di Pinerolo di cui vi parlo spesso, che ha fatto questa linea di profumi, se l'è fatta fare, e mi aveva dato questo qua da provare, che si chiama Aretusa, ed è veramente una profumazione pazzesca. Infatti, come vedete, è terminato, devo andare, ne ho praticamente neanche mezzo dito e devo andarlo a ricomprare. Poi altro profumo che invece ho acquistato di recente, questo qua di Jo Malone, che veramente è un'ossessione, ragazze, questo profumo mi piace tantissimo. Questo qua è Velvet Rose e Oud, è un pochino diverso rispetto agli altri profumi a cui sono solita, però diciamo che questo qua, essendo diverso e essendo un pochino più forte, intenso come profumo, mi ha letteralmente conquistata. E da quando ho questo qua, diciamo che ho abbandonato tutti gli altri, quindi ho abbandonato sia quello di Sia Poesia che anche gli altri due che ho là, che sono uno di Jo Malone, che si chiama, non mi ricordo, ha un nome strano, comunque particolarmente dolce, e poi ne ho anche un altro che è la Petit Robe Noire di Guerlain, però li ho proprio abbandonati completamente e sto utilizzando questo qua. Poi passiamo agli accessori, perché così andiamo avanti. Allora, i primi due accessori sono delle collane e sono le mie preferite del periodo. Quindi la prima collana è questa qui, che è una collanina di Accessorize, ed è dorata con appunto questo brillantino in mezzo, e sembra fatto quasi, vedete che ha delle, insomma, fatto tipo a trecce, questi, diciamo che è tutto in rilievo, tutti dei dettagli qua in rilievo che lo rendono un po' particolare. La seconda invece è una che vi ho fatto vedere abbastanza recentemente, ed è di Trium, e questa qui la trovate ancora su Etsy senza problemi, e l'ho utilizzata veramente tanto da quando l'ho acquistata. Poi altro accessorio preferito è questo, sono un paio di occhiali da sole che mi piacciono veramente tanto, e sono questi qui, rosa, tra l'altro sono zozzissimi quindi devo lavarli. Comunque questi Ray-Ban Round con gli hardware dorati, e poi sono specchiate rosa, e le ho usate veramente tantissimo perché mi piacciono tanto. Poi passiamo ad altri tipi di cose, passiamo a, diciamo, no, c'è ancora un accessorio da farvi vedere, che è lei, probabilmente l'avrete capito, ed è la mia borsa color sable di Polen, che devo dire è diventata proprio la mia preferita in assoluto, sia per la comodità sia proprio perché mi piace tanto. Infatti sto pianificando probabilmente di acquistarne un'altra, ed acquistare quella, o sempre di rimanere su questo modello, o di acquistare quella più grande, perché mi piace veramente tantissimo e la trovo estremamente comoda. Poi passiamo ad abbigliamento e scarpe. Allora, abbigliamento, ho infilato anche nell'abbigliamento queste due cose, che sono due costumi da bagno, che vi ho fatto vedere nell'haul sui costumi da bagno, e sono questi costumi da bagno, adesso vi tiro fuori anche l'altro, entrambi di Zazzazù Concept Store, e sono stati letteralmente i miei preferiti. Questo qua è la Fantasia Dreamcatcher, questa qua invece è, non ricordo come si chiama la fantasia, però questa fantasia tipo tropicale sul fucsia con la parte sopra l'urex, e devo dire che sono stati forse i miei compagni per l'intera estate, sono veramente impazzite, i prezzi non sono esagerati, e poi so che do i soldi a qualcuno che, insomma, so chi ci ha lavorato sopra e chi ha avuto l'idea di queste fantasie. Veramente ci tengo a sottolineare questa cosa perché mi sono piaciuti veramente tanto. Poi passiamo all'abbigliamento. Allora, ho due top da farvi vedere. Allora, il primo top preferito è questo qui, con questo dettaglio con i pois dorati, che è di 7 August. Questo qui l'ho acquistato ormai sarà almeno 3 mesi fa, ed è questa camicetta che si chiude qua davanti con i bottoncini dorati. Veramente per quest'estate è stata veramente uno dei miei preferiti, e questo tessuto mi ha fatto impazzire completamente, ed è estremamente fresca anche per le temperature e l'umidità che c'è qui in Arabia.
Altro preferito top è questa camicetta in seta, 100% seta, con queste ruffle qua di Sandro Paris, che vi ve l'ho già parlato in abbondanza, ve l'ho già fatta vedere tante volte, e mi piace tantissimo soprattutto per i dettagli, perché è una semplice camicetta in seta, però ha questi dettagli che la rendono secondo me pazzesca, e veramente mi piace tantissimo. Sandro è stato probabilmente uno dei miei delle mie scoperte del periodo preferite in assoluto, perché ve l'ho detto, non avevo mai acquistato nulla da Sandro prima, eppure mi ha conquistata letteralmente. Poi altre cose d'abbigliamento vi devo ve le devo far vedere, perché le devo prendere qua, purtroppo sono bagnate, quindi le ho dovute appendere, adesso le prendo e ve le faccio vedere. Allora, perdonatemi, ma sono bagnatissimi, per cui ve li faccio vedere velocemente. Sono questi due maxi vestiti, entrambi di Mademoiselle D, questo con questi fiori rosa e quest'altro invece con i fiori rossi e blu. Vi lascio magari la clip di quando li indosso, perché appunto essendo bagnati, l'ho appena lavati, sono immettibili, quindi cercherò appunto di lasciarvi le clip in cui li indosso. Allora, scusate, mi ho dovuto mettere via appunto i vestiti, hanno fatto l'allagamento qua. Dunque, fatemi controllare se ho altre cose da farvi vedere. Ah sì, ho ben 3 paio di scarpe che rientrano in pieno nei miei preferiti del periodo. Allora, il primo paio sono dei sandali che ho preso per il mio compleanno quest'anno e che sono di Agnelle. Sono questi sandali, magari vi lascio anche una foto di come sono indossati, alla schiava di Agnelle. Sono glitterati, vedete che sono tipo color champagne, e mi piacciono veramente tantissimo. Sono stati, penso, forse le scarpe che ho utilizzato di più nel periodo proprio estivo. Poi invece ho 2 scarpe che non sono prettamente estive, si possono portare anche in altri periodi dell'anno, ma sono state forse le scarpe che ho utilizzato di più per andare in ufficio. Allora, il primo paio sono queste che sono le non mi ricordo il modello, comunque sono semplicemente dei mocassini oro rosa di Bombis, che veramente mi hanno fatto impazzire, li ho utilizzati tanto, si vede che anche qua dalle pieghette che li ho utilizzati parecchio. L'altro invece sono queste scarpe, che sono le Kitty Flat di Charlotte Olympia, e veramente mi hanno fatto impazzire, le ho utilizzate tantissimo, si vede anche dalla suola che le ho utilizzate parecchio, però sono ancora perfettamente pulite, insomma ci sto facendo attenzione. Allora, vediamo un po', sì, ho finito, è stato un video 12 minuti, quasi 13 minuti di preferiti dell'estate, spero comunque che vi abbia fatto, tenuto compagnia, vi abbia dato qualche magari ispirazione su cose da acquistare, e niente, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo.